Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Siamo ancora qua con il nuovo episodio di Mutant Year Zero Road to Heaven. E lo sciamano della setta si sta avvicinando al nostro trappolone. E quindi ci proviamo. Proviamo a vedere se, facendo sta cosa, siamo da batterlo. Impeto suino qua. Questa unità la mandiamo qua. Ok, oh no, silenziata, presa. Ok, arriva anche questa. La mina qua silenziata. Spara. I'm the hero, you're the zero. Il prossimo sotto la balestra, sì. Sì. Il prossimo obiettivo, ragazzi, sarà andare a beccare il Medbot. Visto che abbiamo Farah, possiamo usare il Medbot, cioè possiamo usare lui per Give up stordirlo. now and I'll go easy on ya. E farlo anche quello in maniera stealth. Sempre se ci riusciamo, eh. Altri 4 danni. E tu adesso me ne devi fare un po' di più. Va bene, 4 sono sufficienti per ucciderlo. Sciamano è andato. Quindi, comunque li riuniamo. Cambiami con para. Ok. E ora ragazzi, bisogna cercare di andare a beccare il Medbot. Perché sennò quello comincia a tirare su tutti. E non è di qua. Dicevo, quello comincia a tirare su tutti e non è una bella cosa perché se mi rianima tutti quelli che abbiamo appena accoppato, capite bene che è un bel casino. Lì intanto c'è sta carro armato. Ma qua. Ah, c'è il cacciatore, sì. Va bene, non ho preso quello che c'era lassù sul bancale, ma che abbiamo ricaricato la partita sostanzialmente, quindi non ancora non ci sono andato. Lì c'è qualcos'altro da prendere, però qua in giro ci dovrebbe essere il Medbot, eh. Ma che c'è qua? Biglietto. Diario di Igmar, pagina 154. Mi fastidisce profondamente che i miei esemplari, una volta così obbedienti, siano diventati indisciplinati e aggressivi nel gruppo. Si è sviluppata una sottofazione chiamata Pluto a capo con capo Plutonia. La difficoltà che abbiamo affrontato nella zona l'hanno portata alla convinzione che il mondo debba essere resettato. Queste convinzioni così radicali mi preoccupano molto. mi preoccupano. Siamo molto vicini alla struttura e una volta al sicuro, Plutonio e gli altri diventeranno più gestibili, ne sono certo. E chi è Plutonio? Dov'è il Medbot? Un sacco di domande a cui penso troveremo risposta. Ma la cosa principale, innanzitutto, è do cazzo sta il Medbot? Che io qua non lo vedo, lì c'è lo schiamano. Il Medbot non doveva essere dietro lo schiamano, cioè scusatemi, eh. È con tutto il bene del mondo. Lì c'è il cacciatore. Non doveva star qua? Sto fottuto robottino di merda, eccolo qua. Fanculo, va. E cazzo è a girare, vieni qua. Vieni, vieni. Vieni, amico mio, vieni. Para. Niente, si allontana ancora di più. Se non vado dagli altri stronzi. Ma scusa, basta. Vediamo se riusciamo a beccarlo da qua, perché questo si sta allontanando troppo. E alla fine arriverà a raggiungere gli altri. Spezza circuito. Si prova. Disattivare. Ma così certo che mi hanno sentito. Non pensavo sparasse. Amico mi ha sentito. Non lo so, ragazzi. Cioè, se.
Proviamo prima a usare il papero, va. Ah no, scusate, è lui. Proviamo a sparare. Aia, non ci arriva. Andiamo qua. Proviamo a sparare così. Ma il circuito è spezzato, cioè, boh. Pistola d'aghi, proviamo a sparargli con la pistola d'aghi. Anzi, facciamo doppio sparo. Solo 3 danni, Pure un nemico. No, no, ci hanno beccato. Ok, carro armato sta arrivando, va bene. Cazzo, Devo cercare di fare fuori sto medbot. Cacciatore. Vabbè, watch un cacchio. Uno, due. Ah, doppio carro armato prepotente al peperone. Cos'è? Allora, tac. Ricarica. Visto che ci hanno sentito, possiamo tranquillamente usare l'altra arma. 50% di probabilità. Non mi interessa. La pistola d'aghi è sempre il 100%. Però questo c'è un critico più alto. Vediamo. 3 danni. Va bene. Qua è la pistola silenziata, ma io userei l'altra arma, grazie, così almeno siamo sicuri che ti faccio secco. Va bene. Tanto lo stealth ormai è saltato. Dove sono gli altri? Scusate. Tirami la visuale. Crama della setta invece è fuori portata, quindi io direi di muovermi qua. Avrei voluto sostituire lui una volta che avrei cioè una volta che avessi ucciso il medbot, ma a quanto pare non è proprio stato possibile. Ma gli fa qualcosa la bomba MP a sto tizio? O ha solo armatura e basta? Io ci provo, raga. Vabbè, spreca una bomba MP. Vabbè, la troviamo due. Vai. Fa qualcosa? Assolutamente niente. Bene. Era una prova che andava fatta. Pure un nemico, Vai. Ho sparato male. Ok. Tocca a Fero. Bene. Allora, facciamo così. Tac. Spara. Ok, il carro armato sta andando giù. Cambia arma. Spara. Tanto questo, ragazzi, non posso fargli niente su di noi perché è immune. E tu spara. Altri 5 danni, va bene. Ah, si è incendiato, quindi non è immune al fuoco. Bene. Se la prende con gli alberi, non ho capito perché. Aia. Carina. Ce la prendono tutti con lui. Stanno cercando di eliminarci il tizio in modo che possa essere più facile fare fuori gli altri due. Chi abbiamo? Ok, abbiamo lui. Allora, lui ha il 100% di probabilità di sparare. Scattolampo, ma utilizza 2 turni. No. Lo scattolampo non è che mi stia soddisfando, così così lo vado a cambiare, raga, perché non era proprio come avevo programmato, diciamo. Sparo qua è fuori portata, sparo qua è fuori portata, vorrei andare qua sopra, ma dovrei cercare un punto rialzato, ma qua siamo troppo in campo aperto e no, grazie, non è possibile farlo. Visitatore della secta, io mi metto qua, così perlomeno... Ah, proviamo a scattare qua, dai. Proviamo a scattare qua. Andiamo a vedere se lo becchiamo. Qui dovrà fare il giro. Almeno spero venga anche intrappolato. Merda, questo non muore. Questo non muore. Quindi facciamo una cosa. Prima ricarica, va. Carica l'arma. Almeno dopo abbiamo un colpo in più.
Porca trota, non muore. Vabbè. È tosto da buttare giù questo, eh. Vamo là. Oppala. E fa spari anche. E spara anche. Ok, sparano al nostro tank. A noi ci sta bene. Overwatch, ok. Finalmente questo muore adesso. Riprovo a sparare con l'arma ad aghi. Muore comunque, ok. Vai. Pure colpo critico. Bene. E questo è andato. Adesso con lui, con Fero, per non rischiarmelo, io me lo guarisco. Cioè si automedica. Eh sì. Devo per forza far così, raga. Troppo semplice. Devo giocarmela bene, intanto ricarico qua. Ok. Ci sbaglio perché è abbastanza lontano. Anche se è cacciatore. Questi fortunatamente stanno fermi. Bene. Ottimo. Adesso Fero. Passi turno, per... cioè non è che passi turno, ma stai qua un attimo. Vado con lui, impeto suino, ci arrivo. Ma anche no. Mi devo avvicinare però prima. Così va. Mi avvicino e provo una sparata qua. Fuori portata, eh. Non ci arrivo. Faccio da bersaglio, dai. Tu stai fermo qua. Ma dove cavolo è questo? Vabbè. 25%? Proviamo. Sa mai. Difficile. Ah ah, preso! Grande. Ok, lui va bene che ha un sacco d'armatura. Non subisce troppi danni. Overwatch. Questo protegge, quello protegge. Non se ne caga. Ok. Molto bene, impeto suino. Bam. Ops. E gli spari. Così una volta, la prossima volta impari. Allora lui... lo scatolampo consuma tutte e due, cioè, vedete? Proviamo. Tanto comunque ne consumava due lo stesso. E tu vai qua. Scatta di qua, Fero. E poi mi spari qua. Questo dovrebbe crepare. Vai. Ottimo. Grande Pharaoh. Il cacciatore sta andando sopra. Dove cazzo sta andando? È andato qua. Ricarica. Noi intanto ci organizziamo perché sennò camminiamo gueva. Una. Questo mi ricarichi. Mi cammini qua. Così intanto, ragazzi, facciamo anche un po' di rifornimento armi. Cioè, approfittiamo per ricaricare le armi e quant'altro. Mettiti qua vicino al divano. Anche tu mi ricarichi. Però tu, che puoi andare un po' più lontano, forse qua ci sta bene. Adesso proviamo anche andare a prendere là, fratello. Caro fratello. Questo scende. Bene. Vabbè, se scendi allora. Overwatch. No, se scendi, guarda. Presa. Abbiamo allertato anche gli altri. Meno male, così almeno forse possono anche uscire da lì. Due punti azione, due punti azione, due punti azione. Qua no. Vai, Faro. Una bella mira ce l'hai. Usiamo la balestra. 100% con la balestra.
75% con questo, però fa più danno, vediamo. Molto bene. E ora lui, vado a camminare qua. Con i due punti azione, no, con uno. Quanto ho di sparo? 75%, però spara due volte, eh. Vediamo. Potrebbe morire. Yes! Yeah. È vero che ha l'arma scarica, però insomma... Ah, qua c'è il fratello Ludgren. Carro armato lì se ne sta cagando, quindi va bene. Allora, qua ricarichiamo. Andiamo dentro da fratello Ludgren adesso. Dammi la visuale. Ok, e ci mettiamo qua per il momento. Così proviamo ad entrare e lo accerchiamo, raga. Quindi tu... cammini di qua. C'è una... A parte che lui sfonda, vabbè, se ne frega. Metti qua. Ok. Puoi anche ricaricare la tua arma. E tu invece ricarichi la tua arma. E però ti sposti qua. Così il prossimo turno entriamo. Vai. Che fa, esce lei? Allora, impeto suino, giusto? No, non è pronto. Cioè, volevo rompere il muro. Allora facciamo così, guarda. Facciamo così. Scatto due punti azione, tanto sei tank. Faccia a faccia con te, amico mio. Come stai? Tutto bene? E qua scatto qua due punti azione e scatto qua 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 non ci arrivo. Merda, arrivo qua su qua. Sì, vai. Bene. Non si vede. Get them, my children. Che fai? I will cast you down. Oh, non si vede niente, c'è il muro davanti, toglietelo, no? God save us. Ok, ha allertato il cacciatore e anche il carro armato, penso. Sì. Fanno bene se vengono qua avanti, va. Quando siamo 3 contro 3, adesso posso fare tirare la mia visuale del cavolo. Caro fratello, bello fratello, io ti faccio un bello spezzo circuito qua. Non so se servirà qualcosa, ma tu mi sembri abbastanza elettrico. Quindi vai. Non è male. Guarda, ti sparo anche questo. Ma che vada. Ti becchi anche i danni da caduta. E sei un figo. E lui invece lo devo... devo metterlo qua ad attendere questi. Tanto magari possiamo provare a sparare, ma nessuna probabilità di colpire. Una bella molotov, però non te la toglie nessuno, caro mio cacciatore. Ok. Adesso stai lì a morire se vuoi. Con il fuoco. Ma che cacchio sta di... Dai, dai. Ragazzi, sarà episodio di combattimento. Ah, tutta OE di merda. Ok, però adesso, da quello che ho capito, io posso passare, giusto? Ok, così possiamo anche meglio. Aia. Dai lì, vabbè, Magnus. Rompe le palle. Allora, fermato della secta. Aspetta un attimo, ragazzi, che giro ste visuali, che non è che si veda proprio tantissimo qua. Allora, chi abbiamo? Pharaoh. Pharaoh mi deve andare a beccare questo, se è possibile. Due punti azione. Io vado giù. Perché questo prima o poi dovrà morire, no? Che se no rompe troppo le palle, quindi... spara.
Pum! Ah, grandissimo! Ok, gli ha fatto il critico e l'ha buttato giù. Perfetto, ragazzi. Sta andando di culo. Allora, ricarica. No, io non voglio ricaricare, però. Voglio andare qua giù. Non voglio assolutamente ricaricare. Voglio andare a sto cazzo di carro armato. Perché devo cercare di salvare il nostro amico, quindi... Sarà facile questo da tirare giù, ma ci proveremo. Che lui sta lì, va bene così ci becca i danni da fuoco. 4 danni al nostro cecchino, vanno bene. Noi qua ricarichiamo l'arma. E l'impeto suino con questi non serve, quindi proviamo a sparare qua. 75% anche no, mi vado a mettere proprio davanti perché voglio che lui becchi me e non gli altri. Non so, cavolo, ho usato forse 2 punti azione. Tutta sta cacchio di per andare a vuoto. Magnus è ancora a terra, cioè... Cerchiamo di renderci conto di sta roba. Allora, devo comunque curare qua qualcuno. E qua lo devo ricaricare anche, allora. Quindi tu non puoi curare. In realtà sì, ti potresti curare te. E basta. Allora, devo assolutamente sparare a qualcuno. Questo c'ha la linea di tiro assente? No. Qua non lo sparo più, quindi si autocura, dai. Usa kit medico. Eh beh. Poi tu usiamo kit medico qua. O su se stesso. Su se stesso. Spara. Ok. Anche perché per adesso sono 2 contro 2. Questo va a vuoto. Questo sparerà. Ah, Magnus lo uccide, ok. Il sanguinamento 5 turni. Però devi andare qua avanti. Se no. Ah no, avevo quello sbagliato. Va bene, non c'è problema. Così spariamo qua. Cazzo, se è tosto questo, però. Allora, tu vai qua. 2 punti azione. Ok. Ti sei beccato i bei 3 danni dal cacciatore della secta che è lì che... Sei morto o no? No, è andato semplicemente a terra. Tu ricarichi. Vado a curare lui? Che dite, raga? Che cazzo è? 3 turni, eh? Non ci arrivo. Allora spara per adesso. Non ci arrivo, raga, non ci arrivo. Se me lo butta giù siamo game over. Vuoto, ok. Ma dove cazzo vai? Questo mi piace. Questo mi piace. Quello muore tra 2 turni, lo devo andare a salvare. Chi c'ho il cinghiale? Vabbè, vai a salvarlo. Se no qua siamo fermi. Magnus, vai qua per favore, per favore. Questo mi ha già rotto le palle in maniera proprio, ma tanto, eh. Vai qua, va. Questa è copertura. Guardate, giù quel cacciatore lì del cavolo. E vabbè, e niente. Meno male che eravamo in copertura. Grande, mi ha sbagliato. Un po' di culo, ragazzi, in questa... In questa partita, va bene. Abbiamo lui. Che va qua. E comincia a lavorarsi questo.
Sparagli per favore a sto deficiente. Incendialo. Ok. Ok. Sparo per piacere. Dai. Vai qua davanti. Cerca di sparare questo. Così perlomeno un po' tiene giù. Fagli il critico. Niente critico. Ok. Omen. Spara. Ok, dai, un ultimo colpo. Siamo in tre, loro sono in due. Quello c'ha un colpo, l'altro c'ha un colpo. Vediamo, Lo scappa. Paura. Però muore. Ora devo ricaricare questo, ma lo devi colpire però, eh. 50%. Va che lo devi colpire, se no siamo nella merda totale. ...75% questo. Proviamo questo, va che ha più possibilità, ragazzi. Grande, meno male. Enough. Almeno così ci salviamo Magnus. Magnus, invece... può correre fin qua, adesso siamo in due, lui è obbligato a spararne a uno, cioè deve sparare a uno dei due. Mi spiace. A chi spari? Se uccidi quello, allora uccidi quello e allora sei morto. Mi spiace. Ciao. Ok. Se uccideva il tank era morto, se uccideva questo era morto, quindi tanto vale. L'abbiamo giocata egregiamente bene, secondo me. Quindi, sì, abbiamo avuto un po' di fortuna, perché secondo me questo personaggio non è proprio... cioè, Pharaoh non è proprio l'ideale in questa mappa, visto che lui c'ha lo spezzacircuito nei cosi elettronici, fa un botto di danni lì. Posso capirlo... però non era proprio ideale per questa mappa proprio, eh. La rotta, componente, va bene. Apri la cassa, che c'è qua? Vediamo. Ecco, questa è ottima. Mimir 0, G0. Subito. Subito. Scusami, eh. Vedi questa? Porca troia. Va. Bam. Tu che c'hai? C'hai ancora questa scrausa? Beh, oddio. 4 e 2. Però che c'hai tu? 3 e 1. Cos'è? Ah, assorbe i danni da fuoco. Non è male. Ecco qual era quella che... assorbiva... immune dagli attacchi da carica. Va bene. Adesso proviamo a metterla a lui. E i danni da fuoco ci pensiamo, ragazzi. Quando ci saranno un sacco di Pyroghoul, proveremo a mettere quella con i danni da fuoco. Così almeno abbiamo qualche possibilità in più. E li posso separare. Vado a fare un giro. Per andare a vedere i rottami. Che cazzo è successo? Per andare a vedere i rottami. Ok. Andate. Che ci sono in giro per la mappa, biglietti vari, ragazzi. Insomma, io adesso mi fate fare un giro. Arrivi, taglierò, piacero, non lo so. Però questo combattimento l'abbiamo fatto. Vabbè, prima l'abbiamo fallito, questo l'abbiamo fatto, ragazzi. Vi taglio qua. Ok, ragazzi, mi sono fatto un giro. Qualche rottamo in più l'ho trovato, anzi l'abbiamo trovato. E niente, guardo solo un po' qua dietro l'angoletto per vedere se c'è qualcosa. Lì vedo delle... no, non c'è niente. Ok, a posto così. Non ho trovato artefatti qua. Peccato, perché uno mi sarebbe stato veramente utile. E andiamo a dirigerci verso la missione principale. Va bene. Ho trovato anche un kit medico, un mirino. Magari vi avrò fatto vedere. Però andiamo verso i punti interrogativi. La prossima volta cominceremo, cioè, proseguiremo proprio da qua. E andremo a vedere cosa ci aspetta questa specie di torre o è un razzo, non lo so. Comunque ci manca questa zona e la prossima dovremo essere arrivati.
Cos'è sta zona, scusate? La lancia dei cieli. Pensavo che fossero altri gulp intorno, eh. Vediamo, non abbassiamo la guardia. Ok, io mi fermo qua, ragazzi. Grazie a tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi, like, commenti, condivisioni qua sotto al canale. Ragazzi, mi raccomando, sotto in descrizione ci sono i link per i vari social. Anche Telegram, ragazzi, vi aspetto lì. E ci vediamo alla prossima, Discord e tutto il resto. Bene, dall'intro è tutto. Ciao, ragazzi.